Sì, dunque io ho avuto il colloquio con il dottor Valbusa e mi ha chiesto, abbiamo chiacchierato un po' e poi mi ha detto di andare al terzo piano che mi avrebbero dato il camice, mi avrebbero fatto vedere il laboratorio in cui avrei lavorato. E sono andata, ho visto, mi hanno ricevuto delle... Poi quelle che sarebbero state le mie colleghe, tutte ragazze giovani, mi sono trovata molto bene, un bel ambiente, un odore particolare di tutti quei prodotti, di tutte quelle beutine, e mi hanno fatto vedere il laboratorio ed è stato un po' impressionante perché il laboratorio era a luce rossa, a parte la pesatura dove c'erano tutti i prodotti. Era luce bianca e sono entrata dentro, aggrappandomi alle mie colleghe e pian pianino poi gli occhi si sono abituati alla luce e ho visto diverse sale dove si svolgeva il lavoro. Poi c'era anche una sala a luce verde, che era ancora più tenebrosa, più scura, e mi sembrava di perdermi nel vuoto perché era tutto buio. Poi pian pianino invece ci si vedeva, ci si orientava bene, ecco proprio. Poi vedendo il laboratorio la sera quando si chiudeva, si andava via, si accendeva la luce bianca, si faceva le pulizie, il riordino e allora ho avuto modo di vedere come era fatto questo posto. Io ho lavorato per qualche anno appunto in laboratorio, dove si facevano in piccolo le fabbricazioni, le rifusioni, i lavaggi, tutto il percorso della lavorazione della pellicola. Poi, quando sono andata all'ERA, invece, sì, sono stata per un periodo alle macchinette, le chiamavamo, erano dove si stendeva in piccolo, molto piccolo, la pellicola. L'emulsione sulla pellicola col dottor Mastromei. Poi all'ERA invece il dottor Valbusa mi ha cambiato posto e sono andata a luce bianca in un laboratorio a luce bianca dove facevo le durezze. Avevo una macchina dove mi portavano i provini e io misuravo le durezze e facevo dei grafici. E le durezze e l'assorbimento anche. Poi il dottor Valbusa mi ha dato un compito di preparare con la macchina da scrivere dei grafici, non so, dove lui facendo le sue ricerche metteva i suoi numeri, le sue ricerche, io le facevo tutti questi specchietti che poi ho visto, mi ha fatto vedere quando ha pubblicato il suo libro, un volumone, e c'erano i miei specchietti con i suoi numeri e questo mi ha fatto molto piacere. Io quei 9 anni lì l'ho passati molto serenamente, è stato un periodo molto sereno perché avevo tante amiche, eravamo tante, tante ragazze con le quali ho legato con tutte, forse perché eravamo giovani e spensierate, ed è stato un bel periodo. Entrare in un mondo così, scopri tante cose, scopri appunto, mi è venuto voglia di imparare l'inglese, hai modo di parlare con tante persone. Poi io avevo un rapporto sia con i periti che con i dottori, erano tutte persone molto, direi, gentili e discrete, veramente. Io mi sono trovata bene col personale, sia le mie colleghe che i superiori. In particolare il dottor Barbusa, il dottor Mastromei, il dottor Barchionni.
Sono bei ricordi, ricordi sereni, ripeto, perché con le mie colleghe andavamo d'accordo, io avevo stabilito appunto amicizie con tutte, c'era una varietà nel senso che c'era chi si interessava esclusivamente di cucina, nell'ora di pranzo parlavamo di ricette, chi si interessava di poesia, allora ma era un bel mondo, perlomeno io mi ci sono trovata bene e ho delle amicizie ancora tuttora attive. Sì. Ma noi perlomeno era una cosa ambita, ecco, quindi eravamo felicissime di essere in quel posto, soprattutto appunto anche nei laboratori dove la vita era meno pesante, il lavoro. La mia famiglia paterna, da parte di mio padre, era proprio una tradizione, la ferragna. Mio nonno era in officina, era capo dell'officina e quello che mi raccontavano era molto severo e preciso. Lo chiamavano il tedesco perché era biondo con gli occhi azzurri e poi era autoritario, era molto autoritario. Poi mio padre ha lavorato per tutta la vita nella sala macchine ed era affezionatissimo a quel posto che lo teneva come un salotto, verniciava i tubi, puliva, insomma ha passato la sua vita lì, ecco. E poi le mie zie erano nei vari reparti. Una mia zia si è sposata con un ragioniere che lavorava alla ferragna, che veniva da Crotone, mi sembra. E l'altra si è sposata anche con un altro impiegato della ferragna. E io lo stesso mi sono sposata con un dipendente della ferragna, un impiegato della ferragna. Io quel passaggio lì l'ho vissuto andando all'ER, poi, quindi era tutto nuovo, era tutto un ambiente nuovo e mi sembrava appunto di essere, di aver fatto appunto un grande salto di qualità, che la 3M fosse al passo con gli stabilimenti dell'America, ecco, a me sembrava, vedendo anche poi i vari dottori, poi arrivavano dei giapponesi, non lo so, c'era tutto un movimento così, e quindi mi sembrava appunto di essere in lo stabilimento della ferragna, era in grande considerazione da tutti, era uno stabilimento che chi riusciva ad andare era tranquillo, aveva la sua tranquillità. E quindi in quel periodo lì io l'ho vissuto bene, l'ho vissuto bene. Beh, mi ricordo ancora, non era ancora 3M, quando il dottor Valbusa è ritornato dagli Stati Uniti a raccontarci del film fatto con la sua pellicola che aveva creato lui, e ci ha raccontato di Sophia Loren, di Manhattan e di tutte queste cose, ci ha invitate e ci ha fatto partecipare a questo grande evento che lui ha vissuto. La ferragna era un po' lo stabilimento più ambito della Valbormida e anche da Savona, dai paesi limitrofi della città, insomma, chi riusciva a entrare alla ferragna era tranquillo, aveva la sua vita assicurata. E poi il grande tracollo è stato una cosa che inizialmente nessuno riusciva a credere, a immaginarsi che un colosso, non chiamiamolo colosso, ma un grande stabilimento, sembrava dalle solide fondamenta, eccetera, che potesse essere sgretolato così.